via. Dai, dai, che c'ho paura di ragnino, ma io al sud, dai. Vai. Porco di... Il panico totale. Vai. Porco Dio, ma che cos'era quell'affare? È un mutante. Porco madonna. Dove cazzo siamo usciti? Cioè no, ma raga, dovete capire da dove siamo usciti. Bella a tutti raga, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Ragazzi, come potete aver capito, nuovo format in arrivo sul canale. Quindi deciderete voi se io devo continuare questo format, se a voi vi piace. Quindi ragazzi, non resta altro che spiegarvi dove siamo andati a esplorare oggi. Oggi siamo andati ad esplorare una sorta di officina, carrozzeria, demolitore abbandonato, ragazzi, all'epoca messo sotto sequestro per motivi vari. Quindi è rimasto tutto così com'era. Ovviamente ha subito del vandalismo, ma quello è normale, ragazzi, come tutte le cose abbandonate. Quindi vi lascio al video. Bella raga. Cos'è quello? Questo come cazzo si chiama? Cioè raga, guardate che figata. Ci sono un sacco di vespe. Occhio, guarda dove metti i piedi, fra. Guardate che postaccio, raga. Qua praticamente siamo già all'interno di questo posto. Scusatemi, c'è il fiatone, raga. Io sono vecchio. Qua abbiamo la macchinina 50, bro. Una delle prime macchinine 50. Non so come cazzo... Dobbiamo spaccare tutto qua per entrare. Questo era l'ufficio, ragazzi. Porco Diaz. Iniziamo con le censure. Questo era l'ufficio del tizio che per vari motivi, non dirò il nome. Questa qua è la macchinina 50, raga. Una delle prime macchinine 50. Guardate che posto. Guardate che posto. Che bomba! Ci sei mai venuto te qua, bro? Bombole di gas, raga. Cioè, capite che... Guardate, è enorme. C'è un motore là. Ragazzi, c'è un peccato assurdo. Guardate sto posto, potrebbe essere ripreso, riutilizzato per parcheggi, perché comunque questa è una zona residenziale, ragazzi. Adesso andiamo a vedere di entrare più nel dentro della situazione. Ora andiamo a vedere, ragazzi, perché vi spiego, questo tizio smaltiva i materiali non nella maniera corretta. Oh Luca, basta. Che c'è gente, ragazzi. Non ci dobbiamo fare vedere qua. Vai, vieni. Ragazzi, questo qua è uno sfera. Cioè, per chi è della mia età, queste sono le ML50, raga. Sta gomma era illegale. Cioè, era di una mescola assurda. È fuori produzione. Verso di là. Cioè raga, guardate, Volvo, BMW. Cioè raga, è assurdo. Guardate le condizioni di sti veicoli. Non ci voglio credere, raga. Il Golf è prima serie, bro. Il Golf è prima serie. Quello è il prima serie capotabile. Cioè è il cabrio. È assurdo. Guardate questa macchina distrutta. Questi qua erano tutti i mezzi che all'epoca erano venuti a essere per essere sistemati e poi praticamente sono stati sequestrati. Sicuro. Questa era Giulietta, ragazzi.
Guardate sta Giulietta come conciata, carbonizzata, forse bruciata. Sicuramente questa è stata bruciata. Hai visto quel pezzo lì? Cosa c'è dentro? Ragazzi, ora poi decideremo se oscurare il volto del Cogna o tenerlo. Però intanto guardate l'interno di questo veicolo. Qua una volta, raga, ci mettevano gli attrezzi per poi smontare la macchina, cioè. Col cazzo che ora fanno una cosa del genere, vanno al risparmio. E figurati se ti mettono un kit del genere. Andiamo di là. Questi qua sono la Giulietta. Quella macchina lì vale dei soldi. Ma tutte valgono dei soldi. Queste macchine qua sono assurde, ragazzi. Ci entriamo subito qua dentro, vediamo cosa c'è. Qua cosa c'è? Qua è un magazzino. C'è niente qua. Magari ci possiamo dopo, andiamo di là. Vieni, vieni. Qua c'è uno stinco a piombo. Qua forse è dove dobbiamo arrivare noi. Dopo passiamo anche là, vieni. Passiamo di qua. Noi vogliamo andare forse qua sotto, forse ho trovato il posto. Qua sotto il tunnel, se non sbaglio, fra. Questo, ragazzi, era un vecchio forno. Qua dentro ci verniciavano le macchine. Ci verniciavano i pezzi. Vedete i condotti ai lati d'aspirazione. Qua c'era la cabina. Che posto, raga. Che posti. Che posti. Assurdi. Cosa ne pensi te, bro? È un peccato davvero. Guarda là, c'è un 105 rally. Ma io non ci voglio credere. Ma è rally quello, è la versione rally. Raga, è assurdo. Questa è la versione, non è la versione rally. È la, che cazzo di, è la color. Qua tipo, vediamo, è la versione quella col catalizzatore. Ok, questo è un Opel. La tengo con le mani. Minchia, raga, cioè cambia la temperatura qua sotto. C'è un freddo assurdo, raga. Qua è tutto chiuso, non c'è niente. Là? Qua dentro c'è qualcosa? Andiamo a vedere, bro. Via, raga. C'ho un'ansia assurda. Allora, stai vicino a me, bro? Allora, qua vedi come smaltiva la roba, ragazzi. Questo qua era un pazzo, buttava tutto così. Telefoni, chissà di cosa sono sti telefoni. Sembrano fax più che altro. Ecco, come mai ce ne aveva così tanti? Che cazzo ne so cosa combinava questo. Un posto assurdo, ragazzi, io non l'ho mai visitato così a fondo. Cioè, immaginate le potenzialità di un posto del genere per farci, cazzo ne so, dei giardini per i ragazzi. Scarponcini da sci. Oh, cazzo. Quelli ragazzi sono troppo nuovi per essere lì, appoggiati. Guarda che bastardo, manda davanti a me. C'hai ragione. Allora, questo sembra un vecchio lavatoio. Non ho idea. Non ci posso credere. Un altro pezzo del tuo mezzo. Ma
Sì. Assurdo. Un altro magazzino. Cioè, la sella di un Majesty. Raga, ci sono pezzi di scooter ovunque. Guardate questi scarponcini. Là c'è tipo il bagno, cos'è? Ragazzi, allora, qua vediamo se ci si può arrivare da fuori, se no ci torniamo di nuovo. Facciamo piano qua. Minchia, raga, che assurdo. Questo c'è. Stanza che vedevamo da dentro. Assurda, ragazzi. Assurda. Come ci saliamo ora qua sopra? Ci giriamo attorno. Comunque prossima volta col cazzo vi metto sta giacca. Si sta bucando da tutte le parti. Raga, sto posto è sempre una scoperta. Oddio, cos'è quella roba? Cos'è quella roba? Peli. Cosa vuol dire peli qualcosa? Ma non sono peli. È qualche bestia, qualche ragno che avrà fatto qualche nido strano. Non ho idea. Andiamo a vedere là dentro. Vieni là. Raga, non so che cazzo è sta roba. Sono materassi forse. Sono materassi. L'odore non è dei migliori. Quella non ha una corda. No, è una corda. Cazzo, stiamo arrivando. Ah, ok. Assurdi, raga. È sotto. Questi qua per via, porco Dio. Va a succedere, eh? Ah, mica, è tutta la tettoia. Mi sono fatto malissimo. Mi sono abbracciato alle spine. Figlio di Cristo. Ok. Ci sei, bro? Tanto ho già testato io dove siamo sbucati. Qua è un altro stanzino così, ragazzi. Vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Lì è quasi sotto ristrutturazione. Qua ci fanno già. Oddio. Quello è fatto già su. Aspetta un po' da fuori. No. Andiamo là dentro. Sembra che qua io c'ho un'idea. Ragazzi, sapete cos'è questo? Vedete cosa c'è? È riflettente sta carta, ragazzi. Qua ci facevano qualche cosa, ci coltivava qualcuno qua dentro. Qua potrebbe essere che qualcuno ci coltivava dell'erba, però è un posto troppo umido, anche ste tende così. Sto strane. Anche io sembra sentire rumori. Qua c'è un altro posto strano. Sono delle gabbie. Ci ho messo il piede, guarda. Minchia. Sono delle gabbie, sembra, raga. Sono fatto male prima con le spine. Metti via questa. Ok, ho capito dove siamo sbucati. Pensate, raga, siamo entrati da una parte e usciti dall'altra. È
È assurdo. Ma secondo me laggiù c'è ancora qualcosa, andiamo a vedere. Ecco qua. Vedi che c'avevo ragione. Ma qua cosa? Oddio, ma cos'è il sangue? Aspetta un po', che puzza, raga. C'è un odore di più. Sangue, puzza, putrefazione. Eh sì. Scarpe, raga. Che cazzo ci hanno ammazzato i bambini qua dentro? Cosa cazzo? Cioè raga, guardate quante scarpe. Sembra un campo di concentramento sto posto, minchia, mi mette un'ansia. Guardiamo cosa c'è. Cioè raga, ve lo giuro, sta scena qua è raccapricciante. Ti fa tornare. Mai viste tante scarpe così, sembra di stare in un campo di concentramento. Assurdo. Sono tutte uguali. Assurdo. Tutte Converse. Sono tutte scarpe uguali. Chissà come mai. Kilve Polis con il simbolo della svastica, raga. Kilve Polis. Cioè, raga, qualcuno ci viene e chissà che cazzo ci fanno qua. C'è un motorino, uno vettoli. Vedi che qua c'è una porta. È saldata. Ok. Cazzo. Cos'è? È una faccia. No, è un qualcosa. Era un pupazzo, sarà, spero. Oddio, Fre, ma cosa mi stai facendo vedere? Ma è un cane? Sì, ma è un pupazzo. Spero di sì. No, bro, ma c'ha gli occhi strani, quell'affare. Plastica. Porca troia. Vediamo. Porco. Leviamoci di qua. Occhio, non prendere i tubi così, che non sai mai che cazzo c'è dentro i tubi. Fai piano. Vai giù, guarda un po' che cazzo. Fai piano. Vai, 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 vai. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè, raga. Ma è un pozzo. Quindi ragazzi, da questo momento in poi mi fermerò con la clip, perché usciamo per motivi di privacy e fracassamenti di cazzo, non voglio postare questa parte del video, quindi a tra poco. Quindi ragazzi, sono qui con il, non mi ricordo come cazzo, sono qui con il Cogna, abbiamo editato il video, mi ha fatto compagnia ragazzi, e niente, se vi è piaciuto il nuovo format che vi ho portato sul canale, siete arrivati a questo punto del video, vi ringrazio, fatemi sapere nei commenti e con un pollicione, bella regà, sbada bam!